Sono Carmela De Masi, sono l'amministratrice della De Masi SRL, che è una società formata da noi tre sorelle, dopo che c'è stato il passaggio dell'attività con mio padre. Siamo collocati a Roma Nord-Est, perché siamo a Montesacro, a Via della Bufalotta. Nel tempo, da che eravamo soli in mezzo alla campagna, siamo stati circondati dalla grande distribuzione e nonostante tutto resistiamo anche perché secondo me, a differenza degli altri colleghi, la nostra azienda, che è al femminile, ha appunto delle caratteristiche femminili che sono quelle di non andare in competizione ma di vedere che cosa serve effettivamente a noi. Quindi quello che ci interessa noi lo sviluppiamo indipendentemente da quello che fanno gli altri. Ovviamente abbiamo anche molti, molti dipendenti del sesso femminile, sono in tante. Abbiamo sempre scelto personale fortemente qualificato per poter sviluppare vari settori. E i materiali che lavoriamo di più ovviamente sono quelli che da sempre abbiamo lavorato, quindi materiali edili nel vero senso classico della parola. Ultimamente per il 110 siamo passati nell'esplosione degli isolamenti termici, che comunque già frequentavamo. E poi ovviamente abbiamo il settore dell'idraulica e tutto quello che serve nel nostro punto vendita per raggiungere la filosofia del one stop shop, cioè il cliente che viene da noi alle 6:30 del mattino, prima di affrontare il traffico romano, può trovare tutto quello che gli serve. I criteri CAM sono richiesti per legge, ma non tutti i clienti li richiedono, anche se noi comunque tendiamo a proporli. Io non so se il mercato nostro nel Lazio si sia evoluto, posso però dire che l'opportunità dello sconto in fattura, del 110 e via dicendo, ha fatto in modo che alcune attività abbiano sviluppato delle capacità che prima non erano richieste. Probabilmente questo ha pure chiesto l'inserimento di nuovi personaggi all'interno dell'azienda, probabilmente ha richiesto maggiore competenza e forse di questa ne hanno usufruito anche i punti vendita. Siamo entrati già dal 2000 in relazione con altri colleghi fino ad arrivare nel 2009 ad entrare nel supergruppo del Deus. Quindi oltre a avere rapporti con i fornitori privilegiati, tra virgolette, abbiamo anche l'abitudine la consuetudine di parlare fra di noi. Io sono vicepresidente della Federcomated, che è l'associazione dei rivenditori materiale costruzione italiana. Mi piace essere in federazione perché è un'associazione di tipo imprenditoriale, cioè dove si scambiano delle informazioni, si scambiano delle idee. E non c'è il business vero e proprio, quindi abbiamo la possibilità di confrontarci.